Pantarei, tutto scorre. Questa affermazione, che viene attribuita a Eraclito, che dovrebbe raccogliere l'essenza dell'insegnamento, ci mostra il fatto che nulla è permanente nel mondo e nella vita. Se siamo un pochino maturi, se non attempati, tutti noi conosciamo bene il fatto che ogni cosa va modificandosi. Basta guardarci nello specchio ed ecco, vediamo qualche capello bianco, qualche ruga in più, qualche segno che aumenta giorno dopo giorno, il nostro corpo che cambia. Guardiamo fuori dalla finestra, un momento c'è un caldo tremendo, il giorno dopo ecco che arriva aria fredda, temporali, e di colpo dobbiamo metterci un maglioncino. Tutto cambia, tutto si modifica, tutto scorre. No. Sempre Eraclito diceva che non ci si può bagnare due volte nello stesso fiume. Noi pensiamo di bagnarci nello stesso fiume, ma in realtà l'acqua è sempre differente perché scorre. Tutto cambia inevitabilmente. Sembra ieri che eravamo bambini, ed eccoci già adulti. Ci sentiamo adulti pieni di forza, un attimo, ed eccoci, già vecchi e deboli. E la vita. Ma riflettendo su questo concetto del pantare, mi sono chiesto se tutto fluisce, tutto scorre, tutto è impermanente, come si dice in termini buddhisti. Che cosa c'è che permane? Che cos'è che non scorre? Ciò che non scorre è lo scorrere stesso. Ciò che rimane è lo scorrere stesso. Quindi, l'essere, il fondamento dell'esistenza, è il fluire stesso. È l'impermanenza stessa. L'essenza stessa dell'energia primigenia non è stabilità, ma è fluire. Un fluire continuo e perenne, che proprio per il suo continuo fluire finisce per essere l'unico punto fermo, l'unico motore immobile, per citare Aristotele. Se ci pensate bene, tutto cambia tranne il cambiamento, tutto fluisce tranne il fluire. Allora, in cosa possiamo cercare un punto a cui ancorarci? Possiamo ancorarci, riposare, trovare pace nel fluire stesso, nel lasciarci andare alla corrente. Ogni qualvolta noi cerchiamo di attaccarci a qualsivoglia manifestazione della vita, non facciamo altro che nuotare controcorrente, e quindi facciamo una fatica dannata e prima o poi finiamo per essere inghiottiti dal fiume. Ma se noi ci lasciamo semplicemente andare alla corrente, ecco che la corrente ci porta dolcemente laddove dobbiamo andare, e il viaggio diventa molto rilassato e piacevole. Se vogliamo trovare un luogo di pace, quel luogo di pace è all'interno
del fluire stesso. Il fluire stesso diventa il punto immobile, il punto di pace, il punto di caduta. Quindi attenzione, non dobbiamo cercare nessuna situazione, pensiero, idea, eccetera, che siano fissi e immutabili, ma invece dobbiamo imparare attraverso la meditazione, la preghiera, qualunque pratica spirituale non mettiamo in campo, a lasciarci andare semplicemente al pantarei, al fluire dell'esistenza. Semina un pensiero, raccoglierai un sentimento. Semina il silenzio e cresceranno ispirazioni. Semina speranza, potrai udire l'inudibile. Nell'impermanenza del tempo ogni cosa ritorna. Semina pazienza, raggiungerai le alte cime, e la conoscenza che ci rafforza nel carattere. Semina rispetto e mieterai la gratitudine. Nell'impermanenza tutto quello che fai ti ritorna. Nutri un desiderio, raccoglierai un'abitudine. Nella tolleranza nasce una gioia ineffabile. Quello che coltivi adesso segna il tuo avvenire. Semina la quiete, germoglierà un cuore invisibile. Giorno dopo giorno sei tu che scegli il tuo cammino. Semina l'amore e l'amore sarà il tuo destino.